in fondo al mare. Allora, sto con il mio amico Alberto. Saluta gli amici del Ciao. Dove. Ciao. Siccome io faccio cantare persone in macchina, anche lui vuole cantare. Che cantava bene? Canti di scuola tempi? C'è qualche racconto da farci? Famo un aneddoto? Enoteca, va. Enoteca. Enoteca. Enoteca, no, il canto dei ubriaconi. Enoteca. Che volevo fare? Vabbè, volevo raccontare un fatto che ho letto l'altro giorno, dimmi, sul fatto dimmi. Che mi sbatti le ghette. Bellissimo. Ti ricordi se ti mi armato, buon'anima? Certo. Gli arriva una bolletta di 3 milioni d'acqua. Prende i figli, va alla CEA e gli fa: signori, questo è il mio figlio Mark Spitz, questa mia figlia Novella Galligaris. 3 milioni d'acqua, io come ho fatto a dovrarli? Te giuro, guarda, mi sono ammazzato da ridere, perché mi immaginavo la persona del Timmerman, certo, che raccontava questi fatti. Te giuro, una macchietta, un grande. Vabbè, non cantavamo un po', cantavamo? Sì, questo è moderno, il sapore di sale. Sapore di sale? Vai. Canto, va avanti. Vado io, vado avanti. Vai. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti lasci e mi vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, blam, blam. Sapore di mare, blam, blam. Quel gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il giorno, e non me la ricordo, e la finimo qua. Taglia, taglia. Saluta tutti quanti. Ciao. Ciao. Ma non fate che per qua salutate. C'è ragione. E per strada no. Mio cugino Alberto c'ha ragione. Io sono scapolo. È una scapola. Sì. Io sono una clavicola comunque per tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao, Alberto, grazie. Ciao.